Con questo progetto importante, che è un progetto che è molto utilizzato nei paesi del nord Europa e anche del nord Italia, che si chiama contratto di fiume. È un vero e proprio patto tra le associazioni, tra i cittadini, tra tutti coloro i quali dal basso vogliono portare avanti una proposta di rilancio dei territori, di tutti i territori che non stanno soltanto sul fiume, ma i territori che stanno sul fiume, sulla costa, sul lago. Laddove c'è acqua, il territorio può essere, i cittadini, le associazioni possono mettersi insieme, seguendo quella che è la direttiva dell'acqua europea del 2000, seguendo quella direttiva possono fare delle proposte importanti e le loro proposte possono diventare una vera e propria forma di pianificazione condivisa del territorio. Ci sarà una carta di intenti, che mette su carta quelle che sono le idee delle associazioni, le idee di tutti gli attori. Ecco, io vorrei dire che il contratto di fiume è un patto di più attori privati, di più attori che vogliono costruire un qualcosa sul territorio dove loro vivono. Quindi la carta di intenti, oggi nasce il comitato promotore, si presenta il comitato promotore, si presenta alla città, si presenta alla regione con un invito a chiunque voglia partecipare, di contattarci, di contribuire a lavorare con noi per questo grande progetto di riqualificazione del nostro fiume Biferno, del torrente Sinarca, della costa dell'acqua, della costa adriatica, perché laddove c'è qualità c'è anche sviluppo socio-economico. Strettamente istituzionale, ma dal basso. Ci sono, per la verità, poi finisco di parlare, anche diverse deviazioni in Europa, in Italia. Diciamo così, ci sono alcune deviazioni come quella francese che sono dal basso ma un po' più istituzionali, quella belga che è un po' più dal basso, questo tipo di distinzione si riscontra anche in Italia, forse avete capito quello che ho detto, che io sono più per quella dal basso, ma non importa, diciamo, le preferenze mie, ma importa poi quello che viene fuori dalla compagine sociale, intanto rappresentata nel nucleo promotore, che come poi sentirete è anche aperta naturalmente ad altre adesioni. Mi fermo qui e passo subito la parola al nucleo del nucleo, diciamo, alla persona che ha fatto da innesco di tutta l'iniziativa, che è